Vestiti nuovi dell'imperatore di Hans Christian Andersen, molti anni fa viveva un imperatore il quale amava tanto possedere abiti nuovi e belli tanto che spendeva tutti i suoi soldi per abbigliarsi con la massima eleganza. Non si curava dei suoi soldati, non si curava di sentire le commedie o di far passeggiate nel bosco se non per sfoggiare i suoi abiti nuovi. Aveva un vestito per ogni ora del giorno. E mentre di solito di un re si dice «è ah, in consiglio!» di lui si diceva sempre «è eh, nello spogliatoio!» Nella grande città dove abitava ci si divertiva molto. Ogni giorno arrivavano stranieri e una volta vennero due impostori. Si spacciarono per tessitori e dissero che sapevano tessere la stoffa più straordinaria che si potesse immaginare. Non solo i disegni e i colori erano di singolare bellezza, ma i vestiti che si facevano con quella stoffa avevano lo strano potere di diventare invisibili a quegli uomini che non erano all'altezza della loro carica o che erano imperdonabilmente stupidi sarebbe davvero vestiti meravigliosi pensò l'imperatore con quell'indosso io potrei scoprire quali uomini nel mio regno non sono degni della carica che hanno «Potrei distinguere gli intelligenti dagli stupidi!» «Ah, sì! Mi si deve tessere subito questa stoffa!» E diede molti soldi in mano ai due impostori, perché cominciassero a lavorare. E si montarono due telai. Fecero finta di lavorare, ma non avevano assolutamente niente sul telaio. Chiesero, senza complimenti, la seta più bella e l'oro più brillante. Se li ficcarono nella loro borsa e lavorarono, con i telai vuoti, ma senza smettere mai, fino a tarda notte. Adesso mi piacerebbe sapere a che punto stanno con la stoffa, pensò l'imperatore, ma in verità si sentiva un po agitato al pensiero che una persona stupida o non degna della carica che occupava non avrebbe potuto vederla quella stoffa. Lui naturalmente non pensava di dover temere per sé, tuttavia preferì mandare un altro prima a vedere come andava la faccenda. Tutti gli abitanti della città sapevano della, dello straordinario potere della stoffa e ognuno era desideroso di vedere quanto indegno o stupido fosse il proprio vicino di casa. Manderò dei tessitori, il mio vecchio bravo ministro, pensò l'imperatore. <ride> Lui può vedere meglio degli altri che figura fa quella stoffa. Perché è intelligente e non c'è un altro che sia come lui all'altezza del proprio compito. Così quel vecchio buon ministro andò nella sala dove i due tessitori lavoravano su telai vuoti. Dio mio, pensò il vecchio ministro spalancando gli occhi, non vedo proprio niente. Ma non lo disse forte. I due tessitori lo pregarono di avvicinarsi. Per favore, e gli domandarono se il disegno e i colori non erano belli e indicarono il telaio vuoto. Il povero vecchio ministro continuò a spalancare gli occhi, ma non riuscì a vedere nulla perché nulla c'era. Ma ora nessuno lo deve sapere, o non sono abbastanza adatto per questa carica. No, non posso andare a raccontare che non vedo la stoffa. E allora non dice nulla? chiese uno dei tessitori. «Oh, incantevoli, incantevoli, bellissimi, bellissimi!» disse il vecchio ministro, guardando da dietro gli occhiali. «Oh, questi disegni! Oh, questi colori! Sì, 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 sì dirò all'imperatore che mi piacciono in modo straordinario!» «Oh, ne siamo veramente contenti!» dissero i due tessitori, e presero a numerare i colori e a spiegare la bizzarria del disegno. Il vecchio ministro stette bene a sentire... Per ripetere le stesse cose quando fosse tornato dall'imperatore. Così fece. Allora i due impostori chiesero altri soldi e ancora sete e oro. L'oro occorreva per la tessitura, ma si ficcarono tutto in tasca. Sul telaio non ci arrivò neanche un filo e tuttavia essi seguitarono, come prima, a tessere sul telaio vuoto. Dopo un po di tempo l'imperatore mandò un altro valente funzionario a vedere come procedeva la tessitura e se la stoffa era finita. Gli successe proprio come al ministro. Guardò e riguardò. Ma siccome non c'era niente all'infuori dei telai nudi, non poté vedere nulla. Non è forse una bella stoffa? dissero i due impostori. E gli mostrarono e gli spiegarono il bellissimo disegno che non c'era per niente. L'uomo pensò: Stupido non sono, dunque vorrà dire che non sono degno della mia alta carica. Ma sarebbe molto strano. Ma non bisogna farsene accorgere. Così si mise a lodare il tessuto che non vedeva. E parlò del piacere che gli davano quei bei colori e quei graziosi disegni. Sì, è proprio una bella stoffa, la più bella che abbia mai visto, disse all'imperatore. Tutti i cittadini discorrevano di quella stoffa magnifica. Allora l'imperatore stesso volle andare a vedere mentre era ancora sul telaio. Con tutto uno stuolo di uomini scelti, tra i quali anche i due bravi affezionati, che già c'erano stati, egli si recò dai due astuti imbroglioni che stavano tessendo con grande lena ma senza un'ombra di filo. E eh, non è magnifica? Non è magnific!" dissero i due funzionari. "Guardi sua maestà che disegni, che colori!" e indicavano il telaio vuoto, perché erano sicuri che gli altri la vedessero la stoffa. "Che mi succede?" pensò l'imperatore. "Non vedo nulla." Terribile, davvero? Sono stupido? O non sono degno di essere imperatore? Questa è la cosa più spaventosa che mi potesse capitare. Oh, bellissimo, disse. Vi concedo la mia suprema approvazione e annuiva soddisfatto contemplando il telaio vuoto. Non poteva mica dirlo che non vedeva niente. Tutti quelli che si era portato dietro guardavano e guardavano, ma per quanto guardassero. Il risultato era uguale. Eppure dissero come l'imperatore Oh, bellissimo! e gli suggerirono di farsi fare con quella stoffa meravigliosa un vestito nuovo da indossare al grande corteo che era imminente. Magnifique, carina, excellent dicevano l'uno all'altro ed erano tutti profondamente felici dicendo queste cose. Allora l'imperatore diede ai due impostori la croce di cavaliere da appendere all'occhiello e il titolo di nobili tessitori. Per tutta la notte prima del pomeriggio in cui doveva aver luogo il corteo, gli imbroglioni restarono alzati con più di sedici candele accese. Tutti potevano vedere quanto avevano da fare per ultimare i vestiti nuovi dell'imperatore. Finsero di staccare la stoffa dal telaio. Con grandi forbici tagliarono l'aria, cucirono con ago e filo un filo che non c'era e dissero infine: "Ecco, i vestiti sono pronti". Giunse allora l'imperatore in persona, con i suoi più illustri cavalieri, e i due imbroglioni tenevano in braccio alzato come se reggessero qualcosa e dicevano: "Ecco i calzoni, ecco la giubba". Ecco il mantello e così via di seguito. È una stoffa leggera, come una tela di ragno. Si potrebbe quasi credere di non avere niente addosso, ma è proprio questo il suo pregio. Sì, dissero tutti i cavalieri, ma non vedevano niente, perché non c'era niente. E adesso vuole sua imperiale maestà graziosamente concedersi di spogliarsi? Dissero i due imbroglioni «Così noi le potremo mettere questi vestiti nuovi proprio qui, dinanzi alla specchiera». L'imperatore si spogliò e i due imbroglioni fingevano di porgergli pezzo per pezzo gli abiti nuovi che, secondo loro, andavano terminando di cucire. Lo preso per la vita come per legargli qualcosa stretto stretto. Era lo strascico. L'imperatore si girava e si rigirava davanti allo specchio. Dio come sta bene, come donano al suo personale questi vestiti, dicevano tutti. Che disegno, che colori! È un costume preziosissimo. Qui fuori sono arrivati quelli col baldacchino che sarà tenuto aperto sulla testa di Sua Maestà durante il corteo, disse il Gran Maestro del Cerimoniale. Sì, eccomi pronto, rispose l'imperatore. Non è vero che sto proprio bene? E si rigirò un'altra volta davanti allo specchio, fingendo di contemplare la sua tenuta di gara. I ciambellani che dovevano reggere lo strascico finsero di raccoglierlo, tastando per terra, e si mossero stringendo l'aria. Non potevano mica far vedere che non vedevano niente. E così l'imperatore aprì il corteo sotto il sontuoso baldacchino e la gente per le strade alle finestre diceva Dio mio, ma questi abiti sono di una bellezza incomparabile, oh i vestiti nuovi dell'imperatore e che splendida coda dietro la giubba, ma come gli stanno bene. Nessuno voleva mostrare che non vedeva niente, perché se no significava che non era degno della carica che occupava, oppure che era molto stupido. Nessuno dei tanti costumi dell'imperatore aveva avuto così tanta fortuna. Ma se non ha niente indosso! Il re è nudo! disse un bambino. Signore Dio! La voce dell'innocenza, disse il padre. E ognuno sussurrava all'altro quello che aveva detto il bambino. Non ha niente addosso. C'è un bambino che dice che non ha niente addosso. Il re è nudo. Non ha proprio niente addosso, urlò infine tutta la gente. E l'imperatore si sentì rabbrividire, perché era sicuro che avevano ragione. Ma pensò, ormai devo guidare questo corteo fino alla fine e si dirizzò ancor più fiero e i ciambellani camminarono, reggendo la coda, che non c'era per niente.